sanità dopo le proteste dei genitori, il pronto soccorso pediatrico sarà aperto anche nelle ore notturne del weekend. Crisi di governo, il presidente Conte rassegna le dimissioni e accusa Salvini. Del dibattito i parlamentari spezzini. Quindicenne investita sulle strisce pedonali nel quartiere della Chiappa, danneggiato anche un tubo del gas. Caos treni, l'assessore Berrino minaccia la rescissione del contratto a Trenitalia, per il Partito Democratico sono solo parole. Tempo libero, la classifica del quotidiano Il Sole 24 Ore, La Spezia spicca nella ristorazione e nelle librerie, conquistato il 28° posto. Buonasera e benvenuti al TLS Giornale. Una ragazza di 15 anni è stata investita sulle strisce pedonali in via Genova, nel quartiere della Chiappa. Una donna di 58 anni, alla guida di un furgoncino, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro l'ingresso di un palazzo, sbalzando a terra la giovane che stava raggiungendo la fermata del bus. Nonostante l'impatto, per fortuna, la ragazza non ha riportato gravi conseguenze ed è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Anche la donna al volante è rimasta illesa. La strada è stata completamente chiusa al traffico perché l'incidente ha danneggiato anche un tubo del gas. Sul posto il personale del 118, il vigile del fuoco, pubblica assistenza, polizia locale con la sezione infortunistica e i carabinieri. Telecamere termiche, un elicottero e l'unità cinofila per individuare i campeggiatori abusivi del villaggio Europa a Corniglia, nelle Cinque Terre. Questi provvedimenti adottati dai carabinieri forestali che hanno provveduto a far sgomberare alcune persone che si erano piazzate nel campeggio abbandonato da anni. Durante il controllo sono state identificate 11 persone. Di queste, 4 di età compresa tra i 31 e i 50 anni sono state deferite in stato di libertà per invasione di terreni e in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, in quanto hanno violato un'ordinanza comunale che vieta il campeggio. Una donna di 43 anni è stata deferita in stato di libertà anche per la violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni delle Cinque Terre emesso dalla Questura della Spezia. Quest'ultima, a seguito di perquisizione, anche grazie all'unità cinofila antidroga del nucleo cinofilo dei carabinieri, è stata trovata in possesso di 2 grammi di sostanze stupefacenti. Dopo le polemiche da parte dei genitori che nei giorni scorsi hanno dovuto portare i propri figli in altri ospedali, il pronto soccorso pediatrico del Sant'Andrea della Spezia estenderà i propri orari. A partire dal prossimo fine settimana l'orario verrà infatti ampliato, il pronto soccorso pediatrico rimarrà aperto oltre che tutti i giorni nella fascia diurna dalle 8 alle 20, anche in orario notturno il venerdì, il sabato e la domenica. Crisi di governo, il presidente del Consiglio dei Ministri Conte rassegna le dimissioni e pone fine all'esecutivo. In Senato Conte accusa il ministro dell'Interno Salvini di essere irresponsabile, esponendo l'Italia a gravi rischi per opportunismo e interessi personali. Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è libero, ha replicato il leader della Lega. Nel dibattito intervengono i parlamentari spezzini. Il servizio di Jacopo Cidale, vediamo. Ovviamente ascolterò con estrema attenzione tutti gli interventi che seguiranno, ma voglio preannunciare che intendo completare questo passaggio istituzionale nel modo più lineare e conseguente. Mi recherò all'esito, alla fine del dibattito parlamentare, dal Presidente della Repubblica per comunicargli ufficialmente l'interruzione di questa esperienza di governo e rassegnare nelle sue mani le mie dimissioni da Presidente del Consiglio. Il governo finisce qui. Dopo il dibattito andrò da Mattarella a dimettermi. Lo ha detto questo pomeriggio in Senato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la discussione sulla mozione di sfiducia nei confronti del governo presentata dalla Lega. Durante il suo discorso il Premier ha ricordato i risultati ottenuti in questo anno e ha poi attaccato la Lega e il Vice Premier Salvini, accusandolo di aver pensato solo agli interessi personali. Ha seguito un lungo dibattito, presente in aula anche la senatrice spezzina Stefania Pucciarelli della Lega Nord, soddisfatta per la decisione di Conte di dimettersi. Per quanto riguarda quello che succederà ora, le posizioni sono diverse.
Tra i parlamentari spezzini, l'onorevole Emanuela Gagliardi di Cambiamo boccia un eventuale governo PD 5 Stelle. C'è chi invece, come i deputati del Partito Democratico Andrea Orlando e Raffaella Paita, secondo alcune voci, potrebbero essere addirittura ministri in un governo tra il PD e i pentastellati. Favorevole al voto subito l'onorevole Viviani della Lega Nord, così come ha ribadito oggi Matteo Salvini. Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Totti, fondatore del movimento Cambiamo, esprime soddisfazione per la caduta del governo e dice no a eventuali maggioranze alternative che non siano state legittimate dal voto. Cambiamo argomento. Dopo la cancellazione di 23 treni e di molti altri in ritardo, situazione che ha generato caos nella giornata di venerdì 16 agosto, l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino ha scritto a Trenitalia. Immediato l'intervento del Partito Democratico. Vediamo il servizio. Caos treni dello scorso 16 agosto, dopo la soppressione di 23 treni di altrettanti in ritardo, situazione che ha generato disservizi che hanno colpito pendolari e turisti, l'assessore regionale Gianni Berrino ha scritto una lettera all'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono. Berrino chiede alle Ferrovie dello Stato una puntuale relazione in merito a quanto accaduto e alle azioni che sono e saranno attivate per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Ribadisce inoltre che saranno applicate tutte le sanzioni previste dal contratto di servizio. L'amministrazione regionale si riserva inoltre la possibilità di valutare la rescissione del contratto qualora la situazione dovesse ripetersi, poiché quanto accaduto costituisce un grave danno d'immagine per tutta la regione, in modo particolare nella stagione estiva, considerato l'elevato numero di turisti ospitato in Liguria. E a seguito della lettera interviene il Partito Democratico. Forse anche Berrino si è accorto che quel contratto lega mani e piedi della regione al carro di Trenitalia per 15 lunghi anni, lasciando pochi margini di movimento alla regione stessa, che dovrebbe invece rappresentare i legittimi interessi degli utenti del servizio, ha detto il capogruppo del PD Giovanni Lunardon. La situazione verificatasi nei giorni scorsi in merito al trasporto ferroviario ligure, dichiara Iuri Michelucci, consigliere del PD, non è degna di una regione civile. Disservizi, ritardi, guasti, addirittura aggressioni, utenti esasperati, e la reazione di chi ha responsabilità è ancora peggiore. Trenitalia scarica colpe sui dipendenti e Berrino minaccia una rescissione dei contratti che poi non farà, conclude Michelucci. La Regione Liguria ha approvato lo schema di convenzione quadro da stipulare con Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività di protezione civile volte al soccorso alla popolazione. La Croce Rossa Ligure garantirà alla Regione un servizio di reperibilità su 24 ore, la movimentazione di almeno 20 volontari da attivare nel minor tempo possibile, la disponibilità di mezzi, attrezzature e materiali di proprietà a integrazione di quelli assegnati dalla Regione e superfici coperte o scoperte per finalità logistiche connesse al deposito o alla gestione di mezzi e materiali. La Regione Liguria, da parte sua, metterà a disposizione di Croce Rossa beni di proprietà regionale, mezzi, attrezzature e materiali tramite la stipula di un apposito contratto di comodato d'uso gratuito. La provincia della Spezia si classifica al 28° posto nella classifica dell'indice del tempo libero stilata dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Gran parte del merito della posizione va al numero di librerie e locali in rapporto al numero di abitanti. Il servizio di Sergio Dioffri. La Spezia è la seconda città italiana per numero di librerie, bar e ristoranti in rapporto alla popolazione, piazzandosi al 28° posto tra le città italiane nella speciale classifica degli indicatori del tempo libero. È quanto emerge da uno studio del Sole 24 Ore che ha stilato una delle tradizionali classifiche che abbracciano tutte 107 le province italiane. Viene così sfatato l'ennesimo luogo comune, quello di una città sonnolenta che non ha niente da offrire per lo svago. Nella classifica generale in testa Rimini, seguita da Firenze e Venezia. Spezia è 28° sulla base dei punteggi ottenuti nei 12 indicatori presi in considerazione. Secondo posto con 13 librerie ogni 100.000 abitanti, dato ancora più positivo se si considera che con 17 librerie ogni 100.000 abitanti la vicina provincia di Massa Carrara si piazza addirittura in testa alla classifica nazionale.
Ancora il podio per quel che riguarda il numero di bar e ristoranti, che sono ben 1128, ma dove è l'intera Liguria a farla da padrona, con in testa Savona, terza Imperia e Genova che si piazza al 12° posto con 843 bar e ristoranti ogni 100.000 abitanti. Tanti anche gli agriturismi in provincia, ogni 1000 km quadrati, 135 e 14esima posizione. Alta densità turistica con oltre 5.700 presenze ogni chilometro quadrato, da cui deriva una buona 15esima posizione in una classifica dominata da Rimini e Venezia. Sopra la media anche il numero di spettacoli cinematografici, in cui la città si piazza al 15° posto. A rovinare la festa, altri indicatori presi in considerazione dall'inchiesta, come la spesa pro capite per cinema e teatri e per gli spettacoli in genere, mentre a sfatare un'altra leggenda, quella cioè di una città tutta protesa verso il turismo, è la cifra piuttosto modesta di 2,7 notti di permanenza media che collocano La Spezia appena al 66° posto. Ancora peggio facciamo in fatto di mostre ed eventi sportivi, rispettivamente 68° e 73° posto, con la classifica che crolla addirittura all'81° per numero di spettacoli teatrali. Pronta la brochure in lingua italiana e inglese sul sentiero ad Anello, Monterosso, Maddalena, realizzata dagli studenti della scuola elementare e media di Monterosso, guidati dall'entusiasmo e dalla professionalità delle docenti Marina Gargani e Maria Vittoria Pozzi. L'opuscolo rientra nel progetto Movers, alla ricerca di luoghi da riscoprire, realizzato all'interno del Programma Operativo Nazionale per la Scuola, Competenze e Ambienti per l'Apprendimento 2014-2020, con la partnership del Comune di Monterosso. Negli scorsi mesi i ragazzi del borgo hanno effettuato un lavoro di rilevamento per valorizzare i sentieri ad Anello, costeggiando torrenti, limonaie, uliveti e moreti a secco. I ragazzi hanno così avuto modo di raccogliere informazioni preziose sulla flora, sulla storia e sui toponimi dei luoghi. Ha concluso la 18esima edizione il Festival Paganiniano di Carro, dove nell'ormai celebre Piazza del Tempio si è esibito il quintetto d'archi dei Berliner e Tatiana Vassilieva. Il concerto è stato preceduto dall'incontro con Niccolò Paganini, discendente diretto del grande musicista. Il servizio di Maria Cristina Sabatini e Raffaele Maulella. Questa sera ultimo appuntamento della 18esima edizione del Festival Paganiniano di Carro. Un appuntamento particolare perché è dedicato anche alla memoria e al ricordo delle vittime del crollo di Ponte Morandi. Sì, ricordiamo che lo scorso anno l'Italia in questa giornata si è fermata tutta e noi vogliamo appunto dedicare la serata conclusiva del Festival in memoria di tutte le vittime che si hanno avuto dal Ponte Morandi. In particolare in questa serata sarà consegnata, grazie all'associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro, una busta nella quale ci sarà un dono particolare per un giovane musicista proprio che abitava nelle zone del crollo del ponte. Sì, l'associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro ha deciso di dare una borsa di studio appunto a un giovane musicista affinché possa continuare questi studi in ambito musicale. Vorremmo consegnare all'assessore all'urbanistica De Manio del Comune di Genova, che è qui con noi questa sera. Innanzitutto grazie al sindaco, grazie dell'invito ricevuto dall'associazione, e il Comune di Genova è presente perché crede nell'affiancamento tra i comuni più piccoli con la nostra città. E soprattutto in una giornata come quella di oggi è stato per noi un vero onore essere invitati ed essere presenti a una manifestazione così interessante. Il sacrato della chiesa di San Michele a Trebiano ha fatto da scenario all'ultimo appuntamento musicale estivo dell'associazione Il Pianoforte, il servizio di Daniele Roboazzo. Vediamo. Con l'appuntamento di ieri sera nello splendido scenario del sagrato della chiesa di San Michele a Trebiano vanno in archivio le serate musicali organizzate dall'associazione Il Pianoforte e che rientrano nel cartellone di eventi del 25° Festival Provinciale I Luoghi della Musica.
I concerti che hanno abbracciato vari comuni, dalla Spezia a Monterosso, passando per Borghetto e Bolano, ha visto il suo epilogo con American Songs e Movie Music, composizioni di Bernstein, Niemann e Gershwin. Ad esibirsi Chiara Amati soprano, assieme all'ensemble Calliope, Gianmarco Solarolo all'oboe, Alfredo Pedretti al corno e Cristina Monti al pianoforte. I vari appuntamenti sono stati curati, come dicevamo, dall'Associazione Musicale al Pianoforte, del presidentissimo maestro Claudio Cozzani e diretto dietro le quinte a livello organizzativo dall'instancabile Marina Giuntoni. Per quanto riguarda il Festival I Luoghi della Musica, ultimo appuntamento del cartellone il 23 agosto al Castello di Madrignano con una serata totalmente dedicata a musiche d'oltremanica e specificatamente musica irlandese e musica scozzese. A Pontremoli si apre il sipario sulla 15ª edizione di Medievalis. 5 giorni di quest'anno in cui il centro storico del comune di Pontremoli, il suo castello, le sue vie ed i vicoli verranno calati nella tipica atmosfera medievale, rievocando la venuta di Federico II e la concessione del diploma di libero comune alla città del Campanone. Da mercoledì 21 sino a domenica 25 agosto tutti potranno rivivere quel tempo lontano tra bancarelle, espositori, spettacoli, convegni e molto altro. Il tutto organizzato e curato nei minimi dettagli dalla Compagnia del Piagnaro, in stretta collaborazione con il Comune Lunigianese. Si aprirà venerdì 30 agosto la 26ª edizione del Festival della Mente. Per 3 giorni Sarzano ospiterà numerosi spettacoli con artisti di livello internazionale che, come ogni anno, propongono al pubblico del Festival esibizioni dal vivo, sempre creative e originali. Sergio Dioffrio. Torna a Sarzana il Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee, promosso da Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, giunto alla sua 16ª edizione dal 30 agosto al 1 settembre. Tema di quest'anno il futuro, con il festival che, come ha sottolineato la direttrice Benedetta Marietti, si interroga sugli scenari possibili che ci attendono in campo scientifico e umanistico, senza però dimenticare che per guardare al domani bisogna conoscere il passato. 7 gli eventi serali che animeranno Sarzana nel weekend dal 30 agosto al 1 settembre. Venerdì 30 alle 21 in Piazza d'Armi Fortezza Firma Fede la Banda Cadabra, estrosa formazione di fiati e percussioni, porterà sul palco figurini. Alle 21.15 al Teatro degli Impavidi, Beatrice Venezzi, tra i più giovani direttori d'orchestra d'Europa, incontrerà l'attore Joelle Dix in Il tempo che non c'è. Sabato 31 alle 21 al Canale Lunense, lo storico Paolo Colombo e l'illustratore Michele Tranquillini saranno protagonisti dell'incontro Ernest Henry Shackleton, l'eroe che sconfisse l'Antartide. Alle 21.15 alla Fortezza Firma Fede, l'attore Umberto Orsini, che calca le scene da ormai 60 anni, in dialogo con lo scrittore Paolo Di Paolo in Il futuro del teatro. Sempre alle 21.15 agli Impavidi, due esploratori del suono, il pianista, improvvisatore e compositore Cesare Picco e il musicista e DJ Alessio Bertalot si cimenteranno in piano contro groove. Domenica 1 settembre alle 21.15, sempre alla Fortezza Firma Fede, l'incontro forse più atteso della manifestazione. Lorenzo Giovanotti e Paolo Giordano in L'invenzione del futuro. Per concludere, sempre alle 21.15 agli Impavidi, in anteprima per il pubblico del festival, il regista Raphael Tobia Vogel porterà in scena Marjorie Prime, un testo che esplora il rapporto tra memoria e identità, scritto da Jordan Harrison, finalista del premio Pulitzer 2015. Sul palco gli attori Ivana Monti, Francesco Sferrazza Papa, Elena Lietti e Pietro Micci. E ora alcuni appuntamenti che si terranno tutti nella giornata di giovedì. Alle 21.15 al convento dei Cappuccini di Monterosso, Roberto Italo Zanini presenta Bachita, il fascino di una donna libera.
edito da San Paolo, interviene il giornalista Giovanni Tortarolo. L'iniziativa rientra nel cartellone della rassegna Monte Rosso, un mare di libri, e nel calendario di celebrazione dei 400 anni della nascita del convento di Monte Rosso, luogo del cuore, FAI 2014. Sempre giovedì alle 21, ma al Castello di Madrignano ci sarà, il Castello di Madrignano ospiterà un altro dei suoi appuntamenti estivi che fanno parte della seconda edizione della manifestazione Il Castello Ritrovato. Ospiti della serata Martina Ferrari e Jacopo Perlini con la loro chitarra classica. Sempre giovedì alle 21, nell'ambito di Notte al Castello, nello scenario della terrazza del Castello di San Giorgio, alla Spezia, Maria Capellini illustrerà i contenuti dell'indirizzo artistico che viene definito come eco-arte e il percorso personale che ha portato alla realizzazione delle opere tuttora in esposizione al Museo Civico Etnografico Giovanni Podenzana. Per chiudere, al ristorante Oacatoa di Fezzano, l'oste Cristiana Angelini proporrà il suo album d'esordio L'ombra della mosca, pubblicato nel 2011, con cui ha vinto la targa Tenco come miglior prima opera. Angelini sarà accompagnato da Matteo Naum alle chitarre e da Marco Spiccio al piano. Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la Sagra della Scherpada, giunta alla edizione numero 45, che si svolgerà dal 22 al 25 agosto a Ponzano Superiore. A fare da padrone ovviamente ci sarà la Scherpada, ma anche numerosi banchi gastronomici, oltre a musica e asado. Previsto anche un bus navetta gratuito da Santo Stefano Magra a Ponzano. E in chiusura vediamo le previsioni meteorologiche per la giornata di domani. Al mattino previsti annuvolamenti in transito da Levante. Pomeriggio caratterizzato dal passaggio di deboli velature e da nuvolosità cumuliforme sui rilievi con rovesci associati. Le temperature saranno comprese tra 20 e 31 gradi. Questa è l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata con Teleliguria Sud.